L'ex GFin attraverso un post su Instagram ha raccontato il difficile momento che sta attraversando. L'ex GFina Daniela Martani è solita far parlare di sé per le sue esternazioni fuori dal coro. Questa volta però la donna ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha raccontato il difficile momento che sta attraversando. La 49enne ha rivelato che non potrà avere figli. Sapete quanto io sia riservata e non ami parlare della mia vita privata che mi vede fuori dalle logiche del gossip e del chiacchiericcio. Ma c'è una cosa che mi sta logorando dentro da un anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente. Non potrò mai più diventare madre? Ha scritto Daniela. Tutto è cominciato lo scorso anno, quando la Martani ha preso parte all'Isola dei Famosi. Dopo essere tornata dall'esperienza dell'Isola dei Famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità. Col passare del tempo, dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta. Non potrò mai avere figli. È stato un vero e proprio shock per Daniela, che ha vissuto questo momento con difficoltà. Sto cercando di superare lo shock di questa dolorosa realtà conducendo la mia vita in modo da non dover pensare che non potrò mai avere la gioia di costruire una famiglia mia. Feste, divertimento, lavoro, cercare di rendere tutto il più nebuloso possibile per non scontrarmi con la realtà, ma dentro di me c'è un buco profondo di dolore. La Martani si dice single. Ma nonostante non abbia ancora trovato l'uomo dei suoi sogni, sperava di poter coronare comunque il desiderio di maternità. Non sono mai stata una di quelle donne consapevoli e decise di non voler vivere l'esperienza della maternità e nemmeno una di quelle che desiderano un figlio a tutti i costi, anche da sole. Aspettavo l'uomo giusto, l'amore della mia vita, che non si è mai concretizzato. Storie naufragate nel mare dei miei traumi irrisolti e ora sono qui a chiedermi se ho sbagliato io o se fosse destino che andasse così.